Jazzista, esploratore musicale, interprete di musica contemporanea e fautore di incontri spesso inaspettati. Michel Portal, nato il 25 novembre del 1935 a Bayonne, in Francia, è tuttora uno dei musicisti più attivi nella scena del jazz meno convenzionale. Un musicista del tutto fuori da schemi e convenzioni, autore di colonne sonore per film e presente nei dischi di Karlheinz Stockhausen, promotore dei collettivi di libera improvvisazione europea negli anni 60 e 70. Portal è stato sicuramente uno dei protagonisti del jazz europeo moderno e del suo processo di emancipazione dalle matrici americane. Cresciuto in una famiglia di musicisti, compie il percorso degli studi classici e viene folgorato dai nuovi ritmi arrivati subito dopo la guerra con i soldati americani. Portal comincia a suonare jazz nelle orchestre che si formano negli anni successivi al conflitto. Dopo aver frequentato la scena francese del tempo, ricca oltre che di musicisti autoctoni, anche dei tanti americani trasferitisi in Francia per sfuggire alle difficoltà sociali, economiche e razziali che dovevano affrontare negli Stati Uniti, comincia, insieme ad altri musicisti, un processo di distacco dagli standard e dalle atmosfere tipiche dei brani suonati fino ad allora. Cominciano le prime composizioni, prendono corpo le prime formazioni con un proprio linguaggio. Ogni musicista prende una direzione specifica. La direzione di Portal è quella dell'improvvisazione libera. Lo troviamo nella New Phonic Art di Stockhausen e Kagel, dove comincia a sperimentare anche strumenti della tradizione asiatica. Collabora con il Living Theatre. Suona con Pierre Boulez e Yannis Xenakis e negli stessi anni si esibisce a fianco di Albert Mengersdorf, Hans Benning, Evan Parker e gli altri esponenti del jazz radicale europeo. La sua vocazione multistrumentale lo porta ad essere un musicista originale con ciascuno dei suoi strumenti, clarinetti e sassofoni soprattutto. Portal aggiunge anche il bandoneon alla sua tavolozza sonora. In questo modo il suo jazz mai scontato, sempre in movimento, aggressivo quanto serve, trova il modo di suscitare nuove soluzioni e di rispondere agli spunti lanciati dai vari compagni di palco. Soprattutto Portal è un musicista che si muove senza la paura di mescolare culture o di far reagire tra loro espressioni di provenienza differente. Lo testimoniano i tanti incontri che lo vedono protagonista spesso in duo, con musicisti diversi per background, generazione e intenzione. Un musicista di grande spessore, capace di rigore e generosità in ogni sua nota, capace soprattutto di continuare ad affabulare con la sua musica, ostinata ma anche pura e ricca di sfumature per tutti gli ascoltatori.